Sì, ma perché se mi fa dodge non mi brocca l'overpower, Cristo di Dio, eh? Raga, io quasi quasi ingaggio. Guarda, guarda che stronzo, come mi aspetta, guarda. Tu cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Levati. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi con questo meraviglioso sfondo del nostro Skyhold, facciamo un bel girettino panoramico mentre parlo, voglio portarvi una piccola serie in cui praticamente dedicherò un video solo esclusivamente alle arene, mentre al tempo stesso ne porterò un altro in cui porterò solo esclusivamente PG. Quindi senza perdere tempo andiamo direttamente a generare una bella arena skirmish, che purtroppo non riesco ancora a trovare un, come si dice, un non degno compagno, però una persona, perlomeno un healer, a me mi basterebbe un healer che sappia più o meno giocare. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi che guarda questo video vuole fare delle arene insieme a me, io sono più che propenso nel farlo. Oh, ok ragazzi, ci ha chiamato, entriamo direttamente. Come entro nella live, per chi la seguite l'altro giorno sulla mia pagina, mi raccomando seguite la mia pagina perché faccio più live in questo periodo, perché ho visto che bene o male c'è un bel riscontro a livello di persone che guardano e è divertente. Allora, abbiamo contro un meraviglioso mago, un meraviglioso shaman enhancement. Noi siamo due cazzo di war, prenderemo schiaffi in ogni direzione. Questo war è un po' più equipato di me, ma vabbè, non so come potrebbe andare a finire. Andiamo su mago, penso il mago possa essere una buona opzione. Vai, ingaggia, zio, c'hai più vita tu. Vai, vai, go. Tanto questo è enhancement, quindi... Oh, volevi, coglione, voleva stunnarmi. No, è rooted, no, però, dai, no, 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 no. Che cazzo ho fatto? Allora, facciamo così e ci spariamo tutti i GD e shottiamo chiunque con il nostro Blaze Storm, che è stato pure potenziato, per fortuna. Mi sa che se ne va invece questo sciocchino, se ne va questo sciocchetto di merda. Eh sì, se n'è andato. Easy. Mi sono secondo in danno, è stato più bravo l'altro world. Stavo... Mi sono svegliato adesso, tra l'altro, tipo da mezz'ora, quindi si sentirà sicuramente anche la voce. Non riesco nemmeno a parlare di... Ok, ci ha accennato per un'altra bellissima arena. Siamo in The Tiger's Peak. Non c'è fa vedere la mappa perché non c'ha senso guardare la mappa, visto che è un centimetro quadrato. Oh, è il war di prima. Ciao carissimo. Allora, stavolta siamo contro un war e un rogue. Proporrei di focussare il war. Ah no, ok, va bene. Come dici tu, zio, come dici tu, va bene. Ah, questo lo vedo abbastanza cazzuto, questo war. Però a noi non ci impaurisce un cazzo, niente. Eccolo lì, vengono su di me. Vengono su di me immediatamente. State tutti cheti, per favore. Sono morto praticamente. Porca di quella puttana stronzona bastarda. Cioè, vi rendete conto che mi hanno ammazzato e praticamente non mi ha toccato un cazzo di nessuno? Dio. Io l'ho detto che bisognava andare sul war. Io l'ho detto. L'ho detto. Io però senza healer è fottutamente impossibile giocare un'arena. Cioè, non... ci vuole 20 anni. Andiamo con la prossima. E tra l'altro ci ho beccato culo perché siamo in un secondo 3 con un healer nell'arena nuova. Dai, questa allora dovrebbe essere un'arena decente. Però siamo contro solo due persone, cazzo porco. Risulterebbe abbastanza sleale la cosa. E boh, vabbè, a sto punto combattiamo. Allora, questo rogue che è arrivato super mega cazzuto addosso al nostro healer, ma forse non ha capito la situation qui. Al mago sta FK, quindi praticamente è 2 contro 2. Ok. Bene, bene. Sì, ma perché se mi fa dodge non mi brocca l'overpower, Cristo di Dio, eh? Questa cosa mi sta abbastanza sui coglioni, eh. Cristo Dio, assolutamente impossibile ammazzarlo con healer dietro, è impossibile. Mi spamma le cure e basta. Basta, cambiamo. Però se io mi giro e vado sul cazzo di druido, non risolverei niente per il semplice fatto che questo bastardo scappa all'infinito. E mi toccherebbe spammare l'armstring all'infinito. Con il risultato che, visto che è stato aggiunto anche il Glow Cooldown, tra l'altro, vaffanculo a loro, spreco la rage a manetta senza ottenere risultati. Tu cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Levati. Questo mi ammazza pure, pensa un po'. Ecco, guarda che bastardo. Bastardo, vieni qua. Dai, 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 dai. Pezzo di merda. Mori!
Dai, ce lo portiamo a casa. Ce lo portiamo a casa. Sì. Cazzo d'oggi, eh. Cosa cazzo d'oggi? Adesso è intervenuto anche il mage proprio giusto per fare qualcosa. Vi dico, per carità, cioè, il war non è malaccio in arena, è solo che ha necessariamente bisogno di un curatore dietro. Senza curatore non esiste, non esiste, non fa assolutamente un cazzo. Non è nemmeno lontanamente un personaggio uno contro uno come potrebbe essere in realtà qualsiasi altro. Non ha capacità di curarsi un cazzo, cioè praticamente c'è di difensivi proprio giusto un paio, finito lì. Un paio che hanno 3 minuti di GD l'uno, quindi tu spari quelli e in 3 minuti praticamente non hai uno stracazzo di niente per difenderti. Almeno prima, non lo so, c'era lo shield wall, lo spell reflect, vabbè, la vita questa qua, insomma, che ti ha più vita tutta una botta. Questo qua che praticamente sarebbe che ti aumenta la possibilità di parare il 100% in 8 secondi. Ma già che mi hanno tolto lo spell reflect è una cosa troppo grave, perché spell reflect, cioè, ti salvava le chiappe. E per non parlare poi delle skillate che ci venivano fuori, perché non lo so, metti caso c'era un druido che ti stava castando il ciclone addosso, tramite il focus lo vedi che stava castando, ti spara il spell reflect a tutto il party, tra l'altro, quindi a te e al compagno tuo, e lo risolvevi così. Magari ci vincevi anche un'arena con col ciclone, perché metti che al DPS gli mancava poca vita, tu gli sparavi il ciclone addosso praticamente e vincevi. E invece no, adesso hanno deciso che il war è diventato una specie di mega DPS spacca tutto, che questo potrebbe essere molto positivo per quanto riguarda il PvE. Ma per il PvP, insomma. Oh, e siamo capitati in una delle arene più vecchie di World of Warcraft e quindi di conseguenza una delle più belle. E siamo con il mage di prima, sì. Lol. Ciao caro. Il nostro caro compagno ci è stato consigliato di andare addosso al war. Noi seguiremo il suo consiglio. Stamattina proprio non ce la faccio a parlare manco lontanamente. E addio, tosta cattiveria. Questo è Fury, tra l'altro. Sento già, eccolo. Devo necessariamente fare così, perché se gli faccio sparare tutti i CD addosso, come si era già sparato, ero morto praticamente adesso. Ecco, stronzo, spariamo un Fear per il Rogue. Dai che è morto. GG. Sono morto pure io, però noi spariamo un bel Victory Rush. Bastardo. Ma che stronzo, ce l'ha con me? Io non vengo. Scoglione. È primo in danni. E ci uniamo ad andare da questo mao perché mi ha gustato. Se io non avessi fatto quella cosa di stringhettare all'inizio e spararmi CD che aumenta il pari chance per 8 secondi, praticamente i danni del war e i danni del rogue mischiati all'inizio con l'engage rogue, cioè, mi avrebbero one shottato. E infatti, se avete fatto caso, il rogue si è tolto subito dai coglioni. Ok, un'altra bella arena pronta. Siamo sempre con il nostro caro amico mago. Abbiamo giocato prima e ci ha suggerito di andare sull'Hunter. Noi seguiremo il consiglio. Però andiamo direttamente cazzuti. Il Priest non c'ha una sega di vita. Aspetta un attimo, che è andato in Steel. Il pagliaccio. Io vorrei evitare di spararmi la charge addosso a quel prete. Ovviamente questi vogliono andare su di me. Guarda lì come ce l'ha bello targhettato. Però andando il nostro mago qui sta continuando a spaccargli la testa. Raga, io quasi quasi ingaggio. Guarda che stronzo, come mi aspetta, guarda. Farete uno contro uno, non c'è problema. Oh, ecco l'under finalmente. Vieni un po' qua, pezzo di stronzo, eh. Che fai? Madonna, che mi sbaglio sempre con sti achievement. L'ho ammazzato? Ma la madonna, ma quanti danni fanno? Ma dai, ma stiamo scherzando? Cristo di Dio, ero full vita! Ma dai, ma cosa cazzo era? Cosa cazzo era, porca ciudi? Mi metto a bestemmiare, eh. Cioè, mi ha one-shottato il fottuto Hunter! Porco ID, mi ha one-shottato! Con un quarto di secondo! Ragazzi, ho deciso di dividere praticamente questo filmato in due parti perché è venuto veramente troppo lungo. Quindi vi ringrazio moltissimo per la visualizzazione, noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.